Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con la nostra maratona dedicata a donne e lavoro. In questa mezz'ora parleremo di leadership al femminile. Lo faremo con la CEO di un'impresa tutta italiana. Do il benvenuto ad Eleonora Calavalle, CEO di Pennelli Cinghiali. Benvenuta Eleonora. Grazie Maria, grazie mille di avermi invitato. Allora, Eleonora, prima di parlare un po' della leadership al femminile, di quelli che sono un po' degli argomenti più a vasta scala, vorrei innanzitutto inquadrare quello che è stato il tuo percorso di leadership, quindi come è avvenuto il passaggio generazionale dentro quella che, come ho definito, un'azienda storica italiana, Pennelli Cinghiali, e soprattutto come è stata accolta una leadership rosa. Bella domanda. Il mio percorso come CEO all'interno dell'azienda comincia nel 2014. In realtà la storia affonda le radici molto prima, in quanto Pennelli Cinghiale è l'azienda della mia famiglia, quindi tutto comincia in realtà nel 1945, quando mio nonno fondò Pennelli Cinghiale a Cicognara in provincia di Mantova. Erano i primi anni del dopoguerra, quindi nel pieno boom economico, e c'era bisogno di tutto, si doveva ricostruire un paese. Il mio ingresso è stato un ingresso. Ve lo potrei raccontare con un aneddoto che non ho mai raccontato a nessuno. Sono entrata in azienda nel 2006, da neolaureata, da bocconiana, sono entrata piena di grandi speranze e di visioni, direi, rivoluzionarie. Il primo giorno entro in azienda e mio nonno mi dice: "Bene, cosa hai imparato all'università?" Dico: "Tutto, posso fare tutto, qualsiasi cosa, dimmi tu. Hai imparato a scrivere una lettera commerciale?" "No, e allora non hai imparato niente." Quindi questo inizio è stato il mio battesimo di fuoco, al che ho deciso di abbandonare il tacco 12, infilarmi un bel paio di scarpe antinfortunistica e di scendere in produzione. Ecco, questa è una cosa che io consiglio a tutti i leader o agli aspiranti leader di aziende manifatturiere. Scendere in produzione significa entrare nel cuore dell'azienda, capire da dove provengono tutte le opportunità, tutti i problemi. E credo che questa scelta bottom up mi abbia premiato anche agli occhi degli attuali collaboratori e dipendenti che penso mi guardino con fiducia e quando c'è un problema e cercano di spiegarmi qual è il problema, capiscono dai miei occhi che l'esperienza mi ha portato a capire da vicino la loro attività lavorativa. Poi certo c'è anche una parte di affetto perché essendo un'azienda familiare si cresce un po' dentro all'azienda con i dipendenti e con i collaboratori, però questa scelta credo che oggi abbia portato alla mia presenza con molta fiducia da parte dei collaboratori. Ecco, Eleonora, provando ad ampliare un po' il discorso, parliamo di leadership femminile, ma anche di leadership maschile. Secondo te ci sono effettivamente c'è un divario, ci sono delle peculiarità che contraddistinguono una leadership al femminile rispetto a quella maschile? Io, Maria, credo di sì e credo che questa differenza provenga fondamentalmente dalla nostra esperienza di vita in quanto uomini e in quanto donne che ci porta ad essere dei leader differenti. Gli uomini tendono ad avere uno stile di leadership più dominante, più competitivo. Noi donne tendiamo ad essere più inclusive, a far sì che le differenze diventino delle opportunità all'interno di un team. È un po' forse un retaggio di quella che è anche la cultura della famiglia che noi donne portiamo in azienda. Quello che tendiamo a fare in famiglia lo riportiamo anche in azienda, quindi cercare di rendere tutti importanti proprio attraverso le diversità del nostro team. Noi donne siamo, rispetto agli uomini, più creative anche nella ricerca delle soluzioni. Spesso, tendiamo, mentre un uomo va diretto alla risoluzione del problema, noi
cerchiamo sempre un percorso dall'alto, attraverso spesso la ricerca di valori. Noi abbiamo bisogno di un'etica, proprio fa parte della nostra natura, e quando poi atterriamo sull'obiettivo, atterrandoci dall'alto, abbiamo spesso spiazzato tutti i nostri concorrenti e abbiamo fatto nella soluzione molto fragore. Ecco, un leader donna, credo che spesso i nostri collaboratori per seguirci debbano fare quasi un atto di fede, perché abbiamo delle visioni che spesso sono appunto, prendono dei percorsi differenti rispetto a una leadership maschile. E per questo, ripeto, portano grande creatività nelle soluzioni. Creatività che credo sia necessaria, molto importante nelle aziende, soprattutto nelle aziende di produzione come può essere la nostra. E devo dire che abbiamo avuto delle esperienze, dei casi aziendali che mi hanno dato ragione in questa ricerca di soluzioni creative. Ecco, Eleonora, tu hai raccolto un'eredità importante in un settore prettamente maschile, perché chiaramente gli utilizzatori finali lo sappiamo essere soprattutto uomini. Questa creatività di cui mi stai parlando e queste soluzioni che una leadership femminile è in grado di studiare, da un punto di vista proprio di business, a cosa hanno condotto? Ci puoi fare degli esempi concreti? Volentieri, volentieri. Devo dire che, come hai detto giustamente tu, Maria, noi lavoriamo, produciamo un utensile, quindi un manufatto, un prodotto che deve avere in primis funzionalità, deve servire a qualcosa. Ecco, normalmente una leadership maschile si sarebbe fermata probabilmente a questo livello, cioè il pennello deve funzionare, il pennello funziona, il pennello va bene. Noi donne invece siamo portate in tutto quello che facciamo alla ricerca del bello, quindi a trovare nella parte estetica un naturale prolungamento della funzionalità. Cioè a noi non basta fare un oggetto che funziona, lo vogliamo anche bello, ma non per noi, perché è statisticamente provato che un prodotto bello vende molto di più di un prodotto standard. Spesso anche senza per forza impiegare o aumentarne i costi, ma semplicemente con una questione di pensiero, semplicemente trovando un'idea creativa, pensando un po' out of the box, in maniera laterale. Per farvi un esempio, lo scorso anno abbiamo lanciato questa linea di pitture che ha avuto veramente grande successo, che ha fatto parlare il settore, in co-branding con il noto design brand Seletti. Tutto è nato dal fatto che ci siamo accorti di quanti oggetti all'interno della nostra casa avevano la forma di una latta di pittura. Pensiamo per esempio ad un cestino, pensiamo ad un tavolino, pensiamo a una seduta. Ecco, c'erano tante cose che avevano la forma di una latta di pittura. Ma perché nelle nostre case non c'erano le latte di pittura, non ci sono? Perché le latte sono fondamentalmente brutte, sono dei contenitori con tante scritte che quando hanno finito la loro funzione vengono gettate nei rifiuti. E quindi insieme a Stefano Seletti, che peraltro è il nostro vicino di azienda, abbiamo cercato dei modi per rendere questi prodotti non solo funzionali ma anche belli. Non erano più dei contenitori, ma dei prodotti che potevano avere una seconda vita. Non solo, abbiamo trovato insieme questo sacchetto brevettato posto all'interno della latta, che una volta che il cliente aveva finito, il consumatore, di utilizzare la pittura, poteva tranquillamente gettare residui di pittura, ovviamente nella raccolta dei rifiuti, e riutilizzare questa latta completamente pulita con questi 5 design bellissimi, questi pattern Seletti, e trasformare questo oggetto in un complemento d'arredo. Ecco, questo è stato un progetto che all'inizio, quando avevo esposto al mio team, destato molti dubbi, soprattutto il perché lo devo fare. Abbiamo sempre fatto le latte
così. Perché dobbiamo trovare una latta con degli adesivi che si possono rimuovere facilmente per lasciare una latta pulita, quando potremo farla come l'abbiamo sempre fatta? Ecco, in questo devo dire che i team che vengono seguiti da un leader femminile devono fare spesso dei veri e propri atti di fede. Questi servono, li dovete fare, perché noi donne abbiamo spesso una creatività che ci porta a progettare cose che non si erano mai fatte prima. Alcune saranno corrette, alcune non avranno successo, ma perlomeno abbiamo mosso il mercato, e quindi è giusto seguirci. Eleonora, prima hai detto un'altra cosa molto interessante. Hai consigliato giustamente di scendere in produzione e tu stessa l'hai fatta per prima. Come abbiamo avuto modo di dirci a telecamere spente, quello che hai trovato scendendo in produzione è una forza lavoro che per l'80% è femminile, quindi una grandissima presenza femminile non soltanto nel board e vertici, ma anche proprio come forza operaia. Quello che ti chiedo è, in questa giornata in cui stiamo parlando per 24 ore di donne e lavoro, e anche chiaramente questo non può prescindere dal welfare, dall'assicurare alle donne una continuità lavorativa che sia conciliabile anche con la vita privata, con un progetto di maternità, con un progetto e una progettualità legata alla famiglia. Voi quali decisioni e quali cambiamenti avete apportato per riuscire a portare avanti un'azienda a così forte presenza femminile? Allora, noi, come giustamente dicevi, siamo una forza lavoro formata all'80% da donne. Un board a maggioranza femminile doveva trovare, aveva diciamo il dovere di portare avanti un maggiore equilibrio, secondo noi, tra vita lavorativa e vita familiare. Per cui ci siamo un po' interrogate all'interno della famiglia per capire quali strumenti potessero essere attuabili per una PMI come la nostra. E devo dire che la soluzione che abbiamo attuato credo abbia un valore che va al di là di quelli che possono essere un valore economico. Abbiamo scelto di trasformare il classico orario delle nostre fabbriche, cioè 8, 12, 14, 18, in un orario continuato 8-16, che permettesse loro alle 4 del pomeriggio di avere una vita davanti a loro, una giornata da dedicare alla famiglia, ad andare a prendere i figli a scuola, a una persona cara, ai propri interessi. Ecco, crediamo che questo, e ce l'hanno detto anche loro personalmente, sia stata la scelta migliore che l'azienda potesse fare per venire incontro alle loro esigenze. Però mi preme sottolineare anche un altro aspetto. Spesso quando si parla nelle piccole e medie imprese italiane di welfare, facciamo tutti un passo indietro, perché pensiamo che il welfare sia qualcosa di relegato soltanto alle grandi imprese o di difficile realizzazione o un costo. Ecco, in questo esempio di welfare proprio qualitativo, ci siamo anche poi resi conto che di fatto c'era stato un beneficio per l'azienda, un beneficio dal punto di vista degli economics, perché abbiamo consumato molta meno energia per il riscaldamento, dettata proprio dal fatto che quelle 2 ore, che prima erano 2 ore di pausa pranzo, dove comunque c'era un consumo energetico in produzione, dettato dal fatto della continuità lavorativa, compattando l'orario di lavoro, questo ha portato inevitabilmente ad un risparmio di costi sul consumo di energia. Oltre chiaramente anche al vantaggio, mi immagino, derivante dal fatto di avere delle risorse, una forza lavoro sicuramente più soddisfatta, perché una volta staccato il lavoro può prendersi cura della famiglia o dei propri hobby o quello che comunque è la sfera prettamente privata e non lavorativa. Quindi tutt'altro che un costo, direi, per l'azienda, ma tutto vantaggio, sia in termini, come hai detto giustamente tu, di risparmio energetico, quindi un risparmio tangibile, ma anche in termini, immagino, di aumento di produttività nelle ore in cui siete aperti, proprio perché una forza lavoro più soddisfatta tipicamente dà dei risultati migliori.
Assolutamente sì, e questo è il clima, diciamo, che noi ricerchiamo all'interno dell'azienda, un po' in tutte le scelte che portiamo avanti. La scelta, per esempio, di io dico prenderci cura di tutti. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire far parte della nostra comunità, vuol dire conoscere le storie di tutti, le famiglie di tutti, essere presenti nelle difficoltà anche semplicemente con l'ascolto, a cui noi donne siamo molto portate. Ci dimentichiamo spesso dell'importanza dell'ascoltare e quanto si dà anche nel lavoro quando si ascoltano le altre persone. Quando però ci sono le difficoltà, ci ricordiamo di quanto è importante questo sostegno, che tante volte, ripeto, passa attraverso dei gesti molto semplici, ma altrettanto importanti, anche perché noi lavoriamo, per esempio, abbiamo anche la fortuna di lavorare in un distretto produttivo, quindi lavorare a contatto con famiglie che fanno parte dell'indotto della nostra zona, che sono il pilastro della nostra economia, e quindi un'attenzione che poi ha un beneficio, ha un virtuosismo in tutti quelli che sono i processi aziendali, quindi un prendersi cura che fa bene agli altri, ma che inevitabilmente porta un beneficio anche per l'azienda stessa. Eleonora, prima di salutarti vorrei lasciarti con una nota di colore, senza cadere nei luoghi comuni o nella banalità, però effettivamente qualche pregiudizio sugli ambienti molto rosa esiste, sulla difficoltà di lavorare che hanno le donne tra loro. Qual è la tua esperienza diretta? Allora, è molto bello ovviamente poter lavorare con tante donne, per noi, secondo noi è un grande valore aggiunto. Devo dire che quando una donna alle 8 del mattino arriva in ufficio ha già risolto 1500 problemi, per cui l'atteggiamento spesso è che sul lavoro può solo che andare meglio, e questo io lo vedo veramente in chiave positiva, non per il fatto che le donne arrivino al lavoro già stanche, ma il fatto di essere delle problem solver quotidianamente all'interno delle nostre case ci porta ad avere, secondo la mia esperienza, più proattività, più positività nei confronti dei problemi quotidiani che abbiamo sul lavoro. Un aspetto che invece io credo si dovrebbe migliorare, dovremmo tutte impegnarci di più per migliorare e dovremmo apprendere dai nostri colleghi uomini, è il saper fare spogliatoio. I maschi, gli uomini sanno aggregarsi di più, sanno fare squadra. Noi donne dovremmo imparare di più, io dico sempre, l'importanza della ricreazione, cioè l'importanza di quel momento che può essere anche circoscritto all'interno dell'orario di lavoro o dopo il lavoro, che ci aiuta a fare team, ci aiuta a conoscerci meglio e ad essere poi più forti nell'affrontare i problemi e nel saper volare più in alto tutte insieme, nel darci una grande mano. Ecco, dobbiamo imparare a fare spogliatoio, lo dico sempre. E su queste parole ti saluto, Eleonora. Grazie a Eleonora Calavalle per essere stata con noi. Grazie Eleonora, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima, buona maratona. Grazie. E come dice Eleonora, la maratona che Le Fonti di TV dedica a diritto e lavoro non finisce qui, anzi continua. Una pausa pubblicitaria e ci ritroviamo in diretta studio.